Sai quando ti stai riposando, sta anche arrivando l'ora del tramonto, ma ti arriva una soffiata e ti dicono: guarda che c'è una casa abbandonata a 200 metri da dove vivi tu, vuoi non partire? Con l'amico fidato al seguito. Paolo, l'ultima volta che siamo partiti io e te siamo finiti in un bunker. No, 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 siamo finiti dentro la miniera, siamo ci tirano le pietre. Ah sì, l'avevo rimossa. No, no, era stato molto interessante quando siamo andati nel bunker. Allora, la vedo. Aspetta, fermati, c'è anche qualcuno. Ok, raga, è lì. Però sento delle voci, c'è qualcuno. Sì, la promessa. Ok, voglio vedere. Ok, c'è gente. C'è gente, ma spero che faccia il bagno, cioè. Ma la vedi anche tu un sdraio? No, ma sento parlare. Sì, ma sento parlare. Senti parlare. Che figo è sto bosco? Ui, 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 ui. Tutta crollata. Allora, sai che sensazione ho? Che sensazione hai? Casa Fusette. Casa Fusette? Sì, perché è partito proprio che faceva caldo, era una bella giornata e siamo entrati dentro quella casa. Prego. Tutta distrutta. Un cappello. Sì, l'ho visto. Questa era proprio sul mare. Sì. E qua è crollato proprio tutto, È pieno di tegole. Ma era murata. Guarda, facci caso, era murata. Sì, è vero, è vero. Faccio un carretto tipo, mi sa. Allora, adesso facciamo decidere all'app se io devo tornarci di notte oppure no. Vai. Accendi il REM e vediamo la prima parola che ci dice. Vediamo. Sai che mette un po' ansia sto affare che vibra? Ah sì, è vero? Se c'è qualche spirito qua, si metta in contatto con noi e ci faccia capire se vuole che veniamo qua ad indagare. Distruggere. Oh! Esattamente come questa casa, distrutta. Oh! Beh, la prima parola è inerente, tantissimo. Direi di sì. Voglio chiamare Debbie allora. Chiamo Debbie. Devi chiamare? Eh certo. E cosa vuoi, già andare a prenderti il sole? Io sto bene. No, 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 no. Ed è interessante anche molto, molto, molto questo bosco. Questo bosco. Continua a non capire qual è il mistero del sdraio. Ma raga, ma non è normale, scusate. C'è una specie di pontile con uno sdraio ribaltato. C'è anche qualcosa appeso all'albero. E quello cos'è? Oh. Seppellire. Fai il silenzio. Seppellire. Cos'è?
cosa sono quelle? Ciabatte? Sì. Ciabatte questo? Sì. I mortacci tua. Come mai, scusa, c'è uno sdraio lì così? Perché c'è un bancale. C'è un bancale come se fosse una specie di pontile e c'è uno sdraio. Ma non è normale. Però non vedo nessuno, cioè, raga, potrebbe essere benissimo uno che si sta facendo il bagno, eh. Non lo metto in dubbio. È lì da tanto? Mamma, là c'è un altro sdraio, sì. Scusa, lì, blu. Lì, blu. Lo vedi? Raga, lo vedete? Lì. Lì c'è un altro sdraio. Lì. Non farti vedere, eh? Non so, è tutto quanto strano, eh? Bravo. Cosa c'è dentro? Cosa sono sti tubi? Non farti vedere, aspettiamo che cala il buio. E veniamo a vedere se al buio c'è ancora lo sdraio in quella posizione. Se non c'è più vuol dire che è semplicemente un tizio. Vuol dire che era un turista. Allora, esatto. Se invece c'è ancora, hai ragione tu, vuol dire che è lì già da un bel po'. Allora se è lì da un bel po', allora vengo ad indagare proprio lì. Lì e lì. Perché c'è qualcosa, se ti ha detto seppellire. Vado a dirglielo a Debbie. Vado a dirglielo a Debbie. Quando qualcuno non sa ancora cosa sto per dirle. C'è una situa interessantissima. Praticamente c'è una casa abbandonata, un fitto bosco e una situazione strana, nel senso che gli ho detto a Simo: accendi il REM e dimmi solo la prima parola che ti dice. Distruggere. E poi ha detto seppellito. Seppellire. E lì di fianco c'è, ci sono delle sdraio, come se qualcuno fosse lì a fare il bagno e basta. Però sono tutte capottate. E lui dice che sono lì da un bel po' di tempo. Secondo me sì. Io ho detto, boh, potrebbe anche essere semplicemente uno che sta facendo un bagno e intanto nel frattempo il vento gli ha portato via le sdraio. Però ho detto, se torno stanotte e lo sdraio ancora lì, vuol dire che è lì abbandonato da una vita. E quindi voglio vedere se al buio c'è ancora tutta quella situa. Vieni. Perché no? Perché qua c'è un'altra di situa. E qual è? Molto rilassante. Una sdraio. Ok, una sdraio. Una sdraio. Una piscina. Sì. Il mare. Sì. Una casa. Perfetto. Un tavolo. Sì, tu dici non ti servono altri elementi. Alla fine tutti gli elementi che ci sono anche di là. Esatto. Però solo che qua sono più ben messi. Hai visto? Esatto. Non abbandonato. È una lettura differente delle stesse, sì, esatto, cose. Tanto non sarai tu a decidere. Allora, il buio è arrivato. Quindi sono qua scalpitante come un puledro dentro un box prima di una gara. Voglio andare a vedere se mi sono fatto il film del secolo oppure c'è quella sorta di mistero che potrebbe aleggiare di fianco a quella casa abbandonata. Debbie è pronta con uno spirito e una voglia. Guardate. E c'era un altro col suo calice di Coca-Cola Zero. Divertimento. Madonna, guarda che lamia tutta nera laggiù. Sì, ma sapete solo per il motivo. Qual è il motivo? Che non voglio uscire da lì con 98 punture di zanzare. Sì, c'è una sorta di fobia. Però è una fobia, povera meschina. Cioè, è proprio reale questa cosa, cioè. Ma voglio anche uscire fuori che sembra, non so, cosa che si chiama, quella della spada nella roccia che... Ma Maga Magò? Sì. Ah, quando è piena di buboni? Allora, cosa potresti fare? Tipo, girare sti video con una tenda. Sì. Appena qua in testa, che però è così... Tipo un baldacchino. Un baldacchino. Ma no, puoi metterti direttamente il costume degli apicoltori.
Però sai che col baldacchino piace lì, perché mi immagino tipo qualcosa così dritto, esatto, e circolare, poi che scende giù. La Llorona. Tengo Donna, che bello, ti prego. Bellissimo, è comodo, comodissimo. Beh, lì, quando viene a registrare i vostri video dice: vado a mettere il mio costume di scena. E io muore. Questo tunnel. Ci sta, Immagini che quando cammini arrabbiato. Pensa che è comodo, poi quei rami che mi tirano. Ora facciamo mezzo nero però, così un po' più importante. Sì, nero, nero. Ho una costumista bravissima, ok, glielo dico la prova. Pensa che ogni volta che vado a un funerale. No, solo d'estate. Sempre in lutto. Solo d'estate in lutto. Ma è pieno. È vero, è pieno di zanze. Ok, io per fare tipo la struttura con la testa. Va, vuoi che lo facciamo già? Va. Basta che ti fissiamo questo. Ma andranno avanti almeno un quarto d'ora, su sta cosa. La zanzariera la prendiamo. Quando avete finito Project Runway. Dai un senso. In tutto questo Pimot vaga. Vaga. Ma la torcia era sul tavolo. Una è lì. Ah, e l'altra? Già i ragni in faccia. Sì, ragnatele le sento anch'io. Scusa. Cosa? No, no, vai, niente. Allora, l'atmosfera cambia. Sono curiosissimo. Hai guardato se c'era qualcuno nel frattempo? Qui? Sai, qualcuno magari vive per qui? Ah beh, questo sì che mette abbastanza ansia, perché non avevo contemplato che qualcuno venisse a passare la notte qui. Ma io sì, contemplo tutto sempre. Cioè, anzi, un po' da pazzi. Oi, oi. C'è stato qualcuno. Vado, con la scritta tumore. Sì. Hanno bruciato dei giornali. Anche qua. Ah, no, mi sembrava tipo... Sai quei giornali di persone scomparse? Sì, è vero. Dopo quello lì. È vero. Questo cos'è? Perché è pieno di rifiuti, abbiamo visto io. E... Ma quello lì è recente? Sì. Io non posso riprenderci. Nulla. Le gambe. Le gambe? Le gambe? Che corno certo, veloce. Hai visto come la situa qua? Praticamente dopo tre passi che corri disperato prendi una roccia e sì, se non ti ammazza il tipo ti ammazzi da sola. Esatto. Ah, ok. L'hai vista? Sì, l'ho vista. Oh, ecco. Cosa? Ci vogliamo togliere il dente? Sì, voglio togliermi il dente. Vuoi toglierti il dente, vero? Ok. Immediatamente. Va bene. Guardiamo. Di qui. Simo, hai visto? Hai ragione. Hai visto? Ho ragione. Ci sono. Porca vacca, raga. Là. Raga, è ancora ribaltato. Questo già oggi c'era. Se non so che cos'è. Non ho più pallida idea. Raga, non ho la più pallida idea di che cosa possa essere. E poi ancora tutto come oggi. Vero? Lo so. Però, dopo, non sei mosso della virgola. Cioè, capito? Io sono stato il primo a dirti. A dirgli oggi a Pimot. Magari qualcuno che fa il bagno, okay? Ma questo è palesemente arrugginito. Ed era lì già oggi? Oggi era esattamente così, la coperta era così, tutto era così. Sì. Io l'ho filmato, ne ho le prove. Era esattamente così. E se lo guardi bene, guarda, è completamente... arrugginito, completamente spaccato, guarda, distrutto. Perché questa coperta non sembra messa lì da tanto? È troppo molto pulita, nonostante tanto io ho paura che ci sia qualcosa. Non c'è nessuno qui dentro. Capisci? Magari adesso non c'è. Questa specie, ma oggi era così, lo toccherai. Scusami, posso dirti una cosa? Proviamo a fantasticare un secondo. Perché dovrebbe essere messo così? Io voglio sapere perché è messo così, Simo. Da uno che vive qua?
Per ripararsi dal vento. Per ripararsi dal vento. Quindi tu dormi sdraiato qua? O in qua, così. Non puoi dormire qui sopra. Fa malissimo. Beh, meglio che le pietre. Qua cosa stai seduto? Paolo, c'è qualcuno. Che postazione è questa, scusa? Paolo, tu conta che uno che vive qua non ha tutti i comfort. Secondo te è un barbone? Un barbone, per dirti? Sì, secondo me sì. Guarda, ha fatto anche la diga per far sì che l'acqua non gli arrivi sul soletto, diciamo. Ha ragione. Porca vacca. Vedi? Sì. Facci vivere qualcuno. I barboni girano di giorno, non di notte. Guarda. Dai. Posso dirti, io spero solo che non sia qua. Poi dove sia, non mi interessa. E se qua mica, cosa ci deve fare? Ammazzare? No, però siamo a casa sua comunque. Ho capito, ma non gli stiamo mica. Io ho la sensazione che avete ragione, ma non che è ancora usata adesso. Ok, e allora tu dimmi, con il mare che comunque si alza, perché se fai la diga vuol dire che comunque l'acqua arriva fino qua, perché questa coperta non è sporca? Perché questa coperta è così pulita? Ma poi l'erba che abbiamo fatto intervenire fino a qui è poi calpestata. Poi vedi, è tutta calpestata. Ed era già calpestata oggi. Però non si è mosso di una virgola, vuol dire che c'è da un giorno che non viene qua. Dalla casa? Vedi, è tutto troppo battuto. Magari una volta viveva nella casa? Non so. Spero che il Rem non abbia ragione. Per le due parole che gli ha sparato. Qua c'è un'altra strada. Sì. L'avete fatta? Dove porta? No. Io darei un'occhiata. Ah, magari, ok, dopo possiamo prendere quella lì. Sì. Di qua, vero? Sì, di lì si entra. Non è per me bello di notte. Voci, sì. Però qua sulla costa ti fottono i suoni, perché potrebbero essere lontanissimi, ma rimbalzano qua. Cioè, non è detto che siano lì a 20 metri, eh? No, perché adesso mi sta venendo una paura doppia. Cioè? Non solo del fatto che ci sia qualcuno, ma siano più di uno. Però mi avete fatto venire la paranoia che a sto giro non è niente di... Di paranorma. Ma è, c'è qualcuno. Io ho attaccato te. Vivo. L'M1? Sì. Prendilo un po' tu, fino. Di qua. Chi c'è qui? Parete. Ok, quindi si riferisce alla casa. Sicuro. Non lo so, magari morte. O è un messaggio strano, tipo perché addosso oggi sai che devo seppellire. Giungere, sta arrivando. Dicevi sì, ma... Dicevi? Sai che ho scelto seppellire? Poi morte, parete. E tu oggi mi ricordo che mi hai detto, guarda un po' le pareti che erano tutte murate. Guarda, mi stavo venendo dei brividi. E mi sono immaginato nella testa una persona murata dentro. Brilla. Sì. Reale. C'è qualcuno di vivo che vive qui? Di nuovo brillato.
rumore. A parire. C'è stato un rumore pazzesco. Fratello. Libertà. 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 Siete in due? O non è che uno è vivo e uno è morto? Ah. Un fratello è vivo e un fratello è morto. Prova a fargli due domande là dallo sdraio. Magari è successo qualcosa là. Oramai. Ai 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 ai. Un cuore. C'è un cuore disegnato. Ho visto. Contento. Contento. Poi, hai visto? Metti un po' le mie lì. Dici qualcosa, c'è qualcuno che vive qui? Che dorme qui, per esempio? Accadere. Ok, cosa deve accadere? Raga, comunque, ma che ansia. Cosa? Cosa? Le sdraio erano due, infatti. Sei morto qui? È morto qualcuno qui? Wow. Rumore. Sì. E brilla. Brillato. E ha brillato. E ha brillato. È la seconda volta che c'è un rumore e poi brilla. Capace. Allora vedi, è una specie di dimostrazione. Sì. Sì. Ok, allora mi puoi dire se qui è morto qualcuno? Se sì, puoi far brillare, grave. È successo qualcosa di grave? Infatti, magari non è morto nessuno. È successo qualcosa di grave qui? Accendere. È stato acceso un fuoco? È stato dato fuoco a qualcosa? Questo parla sicuramente di qualcosa di strano. Sì. C'è un qualcosa di... Muovere. Di brutto, di... Muovere, vedi. Vuoi che andiamo da qualche parte? Vuoi farci vedere qualcosa? Vuoi che prendiamo quel sentiero che dice Debbie? Sì, ma se staremo anche fantasticando. Ma se voi mi avete detto e date per certo che c'è qualcuno lì... Ma per certo poi... Certo, guarda. Non l'ho mai visto, però ti dico, quella è un'impressione. Ok, perfetto. Quindi vuol dire che uno... Muro. Ma di nuovo. Io penso che lui parli di questo muro qua. Di quel muro lì. Questo. Ok. Abitare. E allora? Abitare, raga. Raga. Abitavi qua? Ok. Ed è proprio dal sentiero che dici tu. Dentro. C'è scritto dentro. Dentro? Mm-hmm. Wow, bello prepotente. Cosa? Sto bosco. Costeggia il muro, Costeggia il muro, brava. Brava. C'è un altro sentiero? Sì. Ok, prendiamolo. Porca vacca, sei fitto però. Wow. Uccidere. Uccidere. Non è che ci sta portando dove hanno ucciso qualcuno? Ah, può essere. Avvenire. Avvenire. Ok, vedi? È palese. È palese. Almeno che non stiamo parlando con il killer. Io me ne vado, te lo dico. Vai dove pensi,
cioè vai verso la direzione che ti dà più brutte sensazioni. Tutte. Diciamo quella che mi dà più brutte sensazioni, allora. Oi. Oi. Brutto. Brutto? Ho una sensazione bruttissima. Cazzo, non riesco ad andare avanti. Ok, fammi ho andare. Ho paura. Presto. Oh. Ok. Ho paura. Voglio controllare dappertutto. Mi è venuto un flash. Che flash? Non è vero che oggi non c'è stato nessuno qua. C'è stato qualcuno e ti spiego perché. Abbiamo trovato un materassino blu e non c'è più adesso. Non c'è più, ma che brividi. Non c'è più. Quello era un materassino. Quello era un materassino che metteva sui bancali per dormire. Vedi? Allora c'è qualcuno. È vero. Io gli ho dato un calcio. Tu gli hai dato un calcio, sì. L'avevi controllato. È vero, il dov'era quel materassino? Ti ci posso portare adesso. Là dalle strade. Era comunque una roba così. Sì, è vero. Una roba così. Un materassino così, ma era bravo. Arrotolato. Arrotolato. Sei sicuro che non c'è? Sei sicuro? Sì. Non lo so, mi sto cagando addosso. Parlo tanto. Torna dalla casa. Raga, sta arrivando qualcosa. Lo so che sta arrivando qualcosa. Con una barca. Spegni la luce.